Si è abbassata al lato e allora il pavimento era così in legno, per cui abbiamo dovuto riportare i livelli. E poi, no, non, doveva essere una vipera, ma non è una vipera. Vabbè. Ma sì. Il caldo che faceva là. In 2 giorni e mezzo abbiamo rifatto sto tetto e il pavimento, una cosa impressionante. Perché non abbiamo lavorato, ma tutti entusiastissimi. È molto carina. Lei è un architetto che ha fatto nascere una bambina a casa mia. Fa nascere? Mi ha fatto l'ostetrica, mai fatto la levatrice e ha fatto nascere una bambina a casa mia. Cioè, si trovava lì? Sì, no, sapevano che nasceva. Poi dopo 2 settimane è nata un'altra, ma l'ha fatta nascere la mamma della prima, che aveva il baby a braccio. Ormai era capito questa scena. E nel mentre in Argentina, 3 mesi prima, nasceva un'altra in casa nostra. Avevamo un anno in cui le nostre case hanno partorito. Pavia. Bello, eh? Sì, sì, anche fresco. No, vedete che se mi fa solo caldo in realtà. No, faceva caldo, lì sopra faceva caldo, però insomma. No, però intanto. Chiaramente. Chiaramente dicembre. Ma cos'è che però le pareti si fanno male per l'estate piena? Le? Le pareti per la cruda si fanno male l'estate piena. Le pareti in terra cruda? No, cinta, perché? Ma non è un problema per la terra seccare, è la calce che è un problema. No, pesciolino, non te la piccoletto. E quindi non c'è nessun problema, la terra può seccare immediatamente. Dato che è un processo meccanico, la velocità non... No, no, guarda, è una cosa che contesto e ricontesto e tracontesto. Se crepa è perché c'è troppa argilla, perché è fatto male l'impasto, se no non credo. Tu i mattoni, quando li metti direttamente al sole per seccarli. E non è un problema, se è fatta bene la malta, il mattone... Guarda, c'ho dei muscoli quella ragazza. Vedo che c'hanno tutti i caschi, scarpone. Sì. Già tanto che avevamo il costume da bagno alto, perché... Guarda che bello. Siamo in streaming, no? Ci avevate tutti i caschi? Sì, il casco di destra e il casco di sinistra. Okay, allora, tanto iniziamo a parlare di tette verdi, appunto, casco di destra e casco di sinistra. E poi andiamo avanti con questo. Usti, e dove andà? Vabbè, dopo. La cartella della tua schienica sta su. Prima o poi imparerò questa cosa. Ah, qui c'ho i manuali, vabbè, vi devo dare. Strutture building, e facciamo così, e basta. E dopo poi vediamo le foto. Dove eravamo arrivati? Tette verdi. Ce lo diciamo domani. Diciamocelo domani, va? Chi c'è? Il kefir senza kefir. È una buonissima bevanda che avremmo potuto anche fare in questi giorni, anche perché è dissetantissima ed è viva. Allora, intanto lo dice Marinella, direttamente che domani ci sono tornati. Domani c'è Saviano. Ci mette 2 o 3 giorni. Ma non ci mette 2 giorni. 2 o 3 giorni a farsi. Lo bevete in mia assenza. Questa cosa che di tanto è stata studiata appositamente. È la zona, come si chiama? Dì la verità.
Allora, siamo arrivati al tetto verde, il tetto vivo, ovvero il tetto coperto da vegetazione viva. Perché? Perché si fa il tetto vivo? Mamma, innanzitutto... devi far firmare? No, hai già fatto firmare. No, oggi facciamo che come ora di continuato. E ti dice che va bene alla regione? Eh sì, perché la biblioteca ufficialmente chiude alle 5 e mezza. E quindi che non ci rompessero... Forse dobbiamo mettere le 8 ore, dobbiamo... in qualche modo. Allora, vabbè, le ragioni per fare un tetto vivo sono diverse. Innanzitutto, sicuramente è un ottimo isolante. Ci sono varie maniere per fare i tetti verdi. Sicuramente è un ottimo isolante. Nelle città o nei luoghi dove ci sono moltissime abitazioni, una delle accortezze di chi progetta e fa case dovrebbe anche, una volta che tu togli la capacità, quel terreno, perché uno deve pensare, io costruisco una casa su un terreno, bene, quel terreno lì all'origine era un bosco. Il bosco sa esattamente, madonna, una stanchezza, cioè, allora, cioè una bogata qua, una qui, una arrivata qui, ce n'è una qua dentro, va benissimo dell'acqua, com'è il management? La gestione dell'acqua, quindi cosa fa? La sa raffreddare, la sa penetrare nella terra, quindi è perfetta. Quello che va a progettare o un'agricoltura o una casa deve avere una progettazione dell'acqua perfetta, cioè deve ottenere lo stesso risultato del bosco precedente. Questa è una cosa che nessuno mai pensa alla progettazione. Cioè, fai una casa bene, le acque, quelle acque lì devono penetrare nella terra dove tu sei e devono penetrare completamente, se vuoi. Cioè, se no te le recuperi e ne fai quello che vuoi. Ma non puoi fregartene, perché se prima c'era una struttura che si occupava delle acque in maniera, diciamo, ecosostenibile, non puoi far finta di niente. Invece questo non succede. Allora, nei luoghi dove ci sono moltissime abitazioni, cosa c'è? C'è un aumentata quantità d'acqua. Ogni volta che piove ci sono metri cubi di acqua che non si sa dove vanno. Dove vanno? Vanno nelle fognature, vanno sulle strade, vanno creando dei problemi. Quindi, ovviamente, con un tetto vivo questo rallenta decisamente il passaggio delle acque dai tetti alle fognature o dove deve essere. Perché? Perché ovviamente viene assorbita dal tetto, quindi se non sono degli acquazzoni molto ampi, ma sono delle piogge normali, molta poi viene evaporata, ok? E quindi succede così. Credo che una delle ragioni per la quale hanno iniziato a fare i tetti verdi in Germania sia proprio questa. Poi un'altra ragione sono anche i costi, soprattutto i costi di manutenzione. Soprattutto nei luoghi dove ci sono molte grandine, ok? Perché la grandine può causare danni al tetto, se avete un tetto vivo non gli causa assolutamente niente. L'unica manutenzione che c'è da fare a un tetto vivo è ogni tanto andare a controllare se dei semi, delle ghiande, di piante molto grandi si hanno preso, perché se no avete trovato il baobab in casa. Però insomma è una cosa che uno deve fare ogni 2 anni, vi avviso, perché insomma, non è che... perché poi le radici vanno. Ogni 2 anni? E devi controllare che non ci siano... No, fichi ancora, sì, se vuoi. Ah, il fico distrugge. Sì, quello è vero. Se vuoi, baobab, querce. Ma esternamente si ispeziona, come si fa? Sì, sì, stai sul tetto e vai a vedere. Ma devi ovviamente essere capace di fare questo. Allora, vabbè, poi dopo il verde è scritto nei testi, che è sicuramente un colore che rilassa moltissimo, quindi l'idea di vedere una parte molto più verde fa bene all'animo, c'è scritto proprio così, ma soprattutto, dato che è un accumulo di acqua, mi aiuta il mio microclima cittadino, ok? Quindi poiché assomiglia un pochettino di più ad un giardino, è ovvio che quell'accumulo di acqua mi aiuta nel mio microclima.
isolamento l'ho detto, eccetera. Per quanto riguarda le pendenze, si possono fare su qualsiasi pendenza, non c'è nessun problema. Può essere una pendenza esagerata, ok? In quel caso si usano dei rotoli di prato, esattamente. E si possono fare su tetti piatti, non c'è nessun vincolo. Ovviamente a seconda della pendenza ci comporteremo in maniera diversa. Sì, dato che accumula acqua e quindi ovviamente cambia di peso, la struttura deve essere portante, deve avere una portata seria. Quindi in paesi dove c'è la neve questo non è un problema, perché viene tutto costruito ad una portata della neve. In questi paesi invece dove la neve non si vede, lì bisogna fare un calcolo di tenuta. Deve essere, insomma, non si può fare un tetto vivo in un catapecchia, perché ovviamente quella volta che piove, che okay. Si potrebbe fare, sì, si può fare, però in quel caso lì allora si usa non terra, si usa argilla espansa, quello che andiamo a fare noi nel tetto di Marinella. Si usa argilla espansa, che ovviamente è drenante ed è leggerissima, e poi si usano delle piante tipo succulente, cui non hanno radicamento molto profondo, non accumulano peso, che il loro peso e basta, per cui non andiamo. Quindi l'acqua entra, drena, non ti addormentare, te vedo. No, stavo. Tu ti svegli con me, se no mi addormento io. Tre giorni non ci ha mai fatto ballare di tu. Adesso balliamo. Nel senso, guarda, stiamo in musica. Abbiamo l'insegnante di danza. No, niente, stavo pensando una cosa. Non stavo. Stava pensando. No, questa cosa delle succulente che mi faceva riflettere, che anziché grassi sono succulente, è un'altra parola, però è interessante. Ma a niente. Cioè, riferito anche alle persone, non dire più grasse, ma vabbè, più succulente. Io non dire faccio, che sono sto facendo questi passaggi che questi 70%. Giorni. No, per me non è un corso di esercizio. Va bene, va bene. Allora, poi che succede? Succede che, vabbè, come io sono arrivata ai tetti verdi, sono arrivata, come tutte le cose, un po' casualmente a Montevideo, cercando un'amica antichissima che avevo 20 anni prima, scopro il cognome, chiamo, mi risponde sua sorella e mi dice no, Maureen non c'è, sono io, dico ah, va bene, io sono a Montevideo, ah che bello, quella stagione tu che fai? Ma io faccio progettazione sostenibile, ah io faccio invece l'architetto di case ecocompatibili, bla bla bla, dico sai che una pace, vieni a trovare, sono saltata con lei tutto il tempo, ho imparato 2000 cose. Lei era stata 5 anni con Georg Minke, che è uno dei più, era perlomeno uno dei più conosciuti in tetti verdi, all'epoca, è stata in Germania per diversi anni, e quindi lei mi ha portato a vedere tutte le case che ha fatto, di cui molte sono in quel testo lì di Georg Minke. Vabbè, fa niente. Ah, Techosfer. Techosfer, sì. Okay. Allora, quindi lei mi ha spiegato un po' come fare. In realtà io, cioè, con due frasi sue ho iniziato a fare tetti verdi, perché non è che fosse molto complicato. I principi sono questi. Primo, non si può usare ovviamente la carta catramata, perché la carta catramata o guaina o quello che è di base di carbonio, perché sono fatta di... La carta catramata, come si chiama? La guaina qua. In Sud America la chiamano guaina. I rotoli, perché ovviamente è a base di carbonio, quindi viene perforata dalle radici. Quindi lì bisogna usare, ecco, l'unico, c'è due, secondo me c'è due limiti il tetto vivo. Uno, che le acque che si raccolgono vanno benissimo per il giardino, ma non sono acque potabili, ok? Quindi non si possono usare in cucina. E due, che non traspira il tetto, perché dovete mettere un telo impermeabile, quindi a base di cloro, cioè a base di una plastica, possibilmente sugli 800 micron, quindi molto spessa, quelli proprio da camion, e se non trovate questo ne mettete due, comunque sia è un tetto che non traspira. Quindi va benissimo nelle case in paglia, in case che già traspirano, se no altrimenti vi fate il classico, come tutte le abitazioni in Occidente, cioè sacchettino in cui nessuno respira, ma tanto chi se ne frega. Giusto? Ok, questi sono per me gli unici limiti che ha un tetto vivo. E, quindi si usa la plastica, e poi ci sono
si può andare in vari, usare due metodi. Uno che si lascia scorrere l'acqua fino a giù e la si raccoglie poi separatamente nello scolo, ok? E quindi avremo, si può anche mettere un legno di diciamo bordo, ma comunque l'acqua mi passerà sotto. O se no io invece dreno tutto fino a qui, blocco la plastica, la metto fino a sopra, quindi là faccio come una piscinetta tutto intorno e scarico semplicemente ai quattro punti o dove voglio, ok? Quindi io faccio passare l'acqua sotto e il legno lo metto solo per trattenere la terra, dopodiché il legno verrà parte del tetto, perché poi una volta che è partito il tetto verde, alla fine mi viene un tappeto erboso e io non ho più bisogno di trattenere niente perché è tutt'uno, ok? O se no invece io proprio delimito tutto il tetto, l'acqua mi si blocca e mi va a finire dove voglio io. È abbastanza... Dove sta? Eccolo qua. Qui c'è, questo libro è abbastanza dettagliato per quanto riguarda quello di cui sto parlando, perché vi fa vedere appunto le varie, se volete poi lo sfogliate, è fatto abbastanza bene, vi fa vedere varie soluzioni. Però vi volevo far vedere invece un tetto verde che ho fatto in Argentina, perché da lì è nata una nuova maniera di farli, sempre con gli stessi principi, però a un certo punto in Argentina dovevo finire questo tetto, era enorme, era 215 metri quadrati, e ho pensato, perché generalmente cosa succede? O voi comprate il tappeto erboso, che però costa, ok? O se no mettete semplicemente l'argilla espansa, perché quello che serve è 5 cm di argilla espansa, che è quella che minimo, che è quella che vi isola termicamente, e poi altri 5 cm di terra. Quello che lei mi disse è: tu fai una parte mischiata con più argilla e l'altra parte mischiata con più terra. O se no, devi fare fregatene di quello che c'è scritto là. Tu metti 5 cm, perché i sudamericani sono molto... 5 cm di argilla espansa, 5 di terra e il tetto tu l'hai fatto. Ora però, se hai una pendenza superiore al 15%, e dove vedrete questo tetto avrà una pendenza di più di 30, avrei dovuto fare una struttura in legno, come uno scaffolding, come si dice. Sì, ma... un'intelaiatura in legno che mi sarebbe costata tantissimo su 210 metri quadrati, cioè avrei dovuto fare praticamente una specie di terrazzamenti per tenere tutta questa cosa, e mi sembrava veramente assurdo un prezzo. Poi in Sud America, in Argentina, insomma, il legno, a parte che costa, e fanno bene a farlo pagare perché non ce n'è veramente più, insomma, si sono tagliati quello che noi non ci siamo tagliati. Quindi pensa che ti ripensa, lì vicino noi stavamo costruendo una super adobe. Super adobe è una tecnica che usa i sacchi di polipropileno, una lite lì fuori, non vi preoccupate. usa i sacchi di polipropilene, ok? Che in realtà vengono comprati a tubi ancora prima che vengono tagliati e cuciti. I sacchi di polipropilene sono quei sacchi intelaiati dove ci mettono dentro le cose agricole, no? Tipo dove c'era... Sì, sai, queste cose bianche che poi sono intelaiate, quello è polipropilene. E allora questi sacchi qui, però, il tubo, tu metti dentro la terra e poi mano a mano tu fai il muro, sembra un po' una trincea. E un giro, poi spinato orribile, poi un altro giro, filo spinato un altro giro, però è velocissimo, tirate su dei muri di terra a una velocità incredibile, tutta terra secca, cioè non dovete neanche impastarla né niente, è una delle maniere più veloci di fare, hai capito? No. Allora tu prendi i sacchi, li riempi di terra e li appoggi per terra, perché tu hai il sacco per terra pieno, e fai tutto un giro, poi fai un altro giro, poi fai un altro giro, e alla fine tu hai... È perché tra sacco e sacco, poi in realtà è continuo perché non sono dei tubi, tu per tenere il sacco che non si scivola, tu metti questo filo spinato qui e poi ti metti un altro sacco sopra. Questa è una tecnica super adobe. E lascia aperture
senza niente, e alla vista a me fa un po' effetto, perché veramente questi sacchi tutti bianchi, pieni di terra, con questo filo spinato, come la trincea. E quindi io l'ho scattata dai miei metodi di utilizzo, però lo stavamo facendo, stavamo aiutando un amico lì a fare sta casa, per cui figurati. E allora a nottetempo, pensando, ho detto, ma sai che non lo c'è? Io l'argilla espansa, la metto nei sacchi. Tanto a me il polipropilene dopo diventa gas, torna gas, una volta che tutte le radici si infila perché è intelaiato, quindi io metto il sacco di polipropilene con dentro l'argilla espansa. Così, no? Metto tutti i sacchi. Dopodiché metto sopra un minimo di terra di piante, nel giro di un anno, io devo solamente aspettare un anno, perché 33 insomma è una pendenza così, non è male. Poi vedete le foto, è abbastanza evidente. Poi si mette la terra, tu aspetti un anno, queste fanno le radici. Una volta che hai fatto le radici, a parte che il polipropilene, una volta che non la, cioè se lo raggiunge la luce, se ne va via in niente. Invece se non c'è luce dura un bel po' di più, però non te ne frega, una volta che c'è il tappeto erboso dappertutto tiene, infatti adesso ormai 4 anni, 5 anni. La cosa però divertente è che, meglio che faccio vedere le foto perché capite benissimo, era che mentre stavamo, era la prima volta che usavo questi sacchi, per cui non avevo la più pallida idea se esiste. Poi dopo anche quel tetto lì a Pavia l'abbiamo fatto in sacchi, poi hanno fatto tanti altri in sacchi, devo dire, è una delle maniere, perché non si usa più il legno, è molto più veloce. E solo che mentre la stavamo facendo, avevamo già fatto 3 pareti, 3 falde, mancava l'ultima, c'è stata una notte un acquazzone, perché lì piove solamente d'estate, con degli acquazzoni fruttissimi. E noi ci siamo sentiti, io e il mio fanciullo, ho detto, Ati, è stata bella come idea, però cioè, nella nostra mente c'erano tutto questo scivolo di sacchi giù in fondo. La mattina dopo usciamo con una, perché erano 560 sacchi cuciti, poi perché non mi era venuto in mente che potevo cucirli con la cucitrice, tutti a mano, no, guarda, e 65, beh, faccio vedere le foto. Guarda, argilla espansa erano 10 metri cubi arrivate da Buenos Aires, è stato bella, no, l'arrivo, allora, cerca l'argilla espansa a Cordova, non esiste, vabbè, non esiste, ok, allora andiamo in cerca, non c'era ancora il vulcano, perché dopo, c'è stato l'anno dopo, c'era il vulcano, porca miseria, ti davano la pomice a gratis. Allora, cerca di qua, cerca di là, a un certo punto diciamo, chilometro zero, qui mi sa chilometro 800, perché chiamiamo Buenos Aires, ci organizziamo con un camion, non un camion, e dicono va bene, ok, e il prezzo era decente, arrivano sto camion enorme, questo camion enorme va, lascia tutto alla ditta che aveva fatto il trasporto, e arriva un camion più piccolo da noi con 5 metri cubi di... Arriva il camion piccolo, ovviamente avevamo chiesto con il braccio, perché un metro cubo di roba come lo tiri giù. Arriva, non c'è il braccio. Dico, scusate, ma noi abbiamo chiesto il braccio. Ah, no, ma qua, ma là, ma su, ma giù. Allora io fischio a Carolina, che è una mia amica, che è la mia maestra di yoga, una ragazza 20 anni più giovane di me, che chiama tutte le ragazze, invece insomma il suo gruppetto dei 25-30 anni bellissime, ci pensiamo noi. Allora c'era l'autista che prima innervosito diceva, ah, io devo tornare a lavorare con la su giù, ha visto il suo gruppetto dei fanciulle, zitto, mostrano lì, guarda, se seduti tra qui hanno aspettato le 2 ore, no, come abbiamo fatto? No? Sì. La bellissima. Non ho più detto niente, il giorno dopo sono tornata. E quello che abbiamo fatto è questo, semplicemente abbiamo preso tutti, c'eravamo 500 sacchi, allora abbiamo iniziato a mettere almeno metà dentro i sacchi, ma di una velocità, poi erano leggeri, una velocità incredibile. E poi dopo fatto questo, abbiamo, quando era a metà, lo si legava ad un palo, il camion andava avanti, il sacco cadeva, a questo punto era fatto un sacco, fai il secondo, torna indietro. È stato bellissimo, faccio vedere le foto perché è veramente divertente. E dunque, vabbè, insomma, le cose importanti sono l'impermeabile, e quindi non traspira più, dimenticatevi che traspiri il tetto, questo è l'unico diciamo inconveniente abbastanza. Sì, però insomma
E però non puoi neanche raccogliere l'acqua. Noi la raccogliamo ovviamente per il giardino, ma non la puoi raccogliere per bere, quindi anche quello è un po' così. Ma nelle città secondo me è fantastica perché ti crea un microclima meraviglioso. Presidente? Ah, scusi, non sapevamo che lei venisse. Allora andiamo al mare? Già tutto organizzato. Lei non se la portiamo? No. Cioè, voglio dire... Allora, Teccio vivo. Che devo fare? Niente, così va bene, si vede. Ok. Ok, questo è il tetto, che devo dire è veramente piacevole avere un tetto vivo. Adesso vi faccio vedere com'era la casa prima, che era impressionante. Questo è sempre il momento in cui stavamo secchi tirando giù. Lei è Revi, che come sempre lavora tantissimo, altro che PlayStation. Questo è finito. Ecco, questo era così prima ed è stato così 25 anni, classica Calabria spinta, sì, ed era di cemento armato. Noi abbiamo messo la guaina per due motivi: uno, perché la guaina era in garage che aspettava 10 anni di essere messa, quindi finalmente ha trovato una moglie che potesse fare il lavoro, che sarà a casa del mio fanciullo in Argentina. Siete tutti invitati quando volete. E due, perché questo cemento qui era molto irregolare, quindi rischiava di rompermi una plastica che già non era abbastanza spessa. Allora, qui era l'anno dopo che lo aggiustavamo qua e là, perché ovviamente le piogge avevano aperto un po' di... Sì, però c'era pieno di portulacca, quindi abbiamo anche mangiato. Questo petto, ok, questo è fatto così. C'è un bordo in legno. Poi ci sono questi 215-20 metri quadrati di guaina, che lì in Argentina la trovate argentata, anche perché la mettono e quella resta per i prossimi 20 anni, non è che mettono, hanno tanto per da... Che abbiamo messo con una ragazza bravissima, è tutto... Poi c'è la plastica, ok? A questo punto c'è il drenaggio. Il drenaggio, vedete che la plastica va sopra, quindi fa come una specie di piscinetta, no? Cioè, la grondaia attraverso la plastica? No, sul legno che abbiamo visto prima, ok? Poi questo tubo qui è stato, l'ho bucato, 8.000 buchi mi sono fatta, vedi che è tutto bucato per poter drenare l'acqua velocemente, no? Poi c'è ghiaia, che non so me che non trovi ghiaia, trovi terra mista, ghiaia, in teoria dovrebbe essere solo ghiaia per non far crescere nessun tipo di pianta qui, perché sennò ti entra le radici, bla, nel... Ecco, a questo punto abbiamo preso questi sacchi di polipropilene, li abbiamo riempiti di argilla espansa e abbiamo iniziato a metterli, però la maniera in cui li abbiamo messi, no, veramente ha risparmiato un sacco di legno, cioè... È stato la maniera in cui li abbiamo messi. Questa è l'ultima parte, che invece abbiamo trovato il tappeto erboso. Ecco, così praticamente li abbiamo messi giù in una maniera in cui la parte alta aveva molta più argilla espansa della parte bassa, perché tendeva a scendere. E poi qui abbiamo messo molto più terra, e qui invece abbiamo messo la zolla, perché col peso faceva l'attrito. Un po' delle swale, in cui faceva l'attrito e la teneva. Non ti addormentare. Se state svegli mi tengo sveglia io, se no ragazzi, cioè, non è che... No, ma io dicevo... Cioè... Adesso facciamo una danza, eh? Come? Non ho capito. Sì. No, ce l'avevo. Sì. E... Sì. All'inizio Eh? No, non bagni mai, tu lasci che natura faccia il suo corso, nel senso che tu non vuoi un pratino all'inglese, tu vuoi quello che viene, cioè, d'estate diventerà secco qui da voi, e poi dopo lì in Argentina
l'estate invece diventa verde perché piove, poi l'inverno invece diventa secchissimo. E questo è uno. Poi ce n'è un altro. Vediamo un po' se ho quelle altre foto. No. Ah sì, questo qui è carino come è stato fatto. Questo è stato fatto quando... Ah, siamo a Ontignano e la pendenza è minima, mentre quello lì avete visto che era bello, questo qui invece la pendenza è minima, e quello che abbiamo fatto qui, abbiamo messo sempre una plastica, poi abbiamo messo pochissimi assi e abbiamo usato i pallet per, questo è messo l'opposto, insomma, abbiamo usato i pallet per trattenere un minimo la gilla espansa. Questa è una casetta autoportante tutta fatta in Valle di Paglia. E quindi abbiamo messo un minimo di gilla espansa e poi la terra. Questa è la parte drenante finale, ma la pendenza è minima. 5,5. Sì. Sì. Sempre donne sono sui tetti. Questo è pesce, mio pisciolino. Un nuovo piccolino con le gambine. Carino. Ma è grande. Eh beh sì, è adulta, ragazzi. È adulta. Cioè, se la natura ti fa procreare e fare dei figli, vuol dire che devi badare a te stessa e a... Aspetta, c'è un altro tetto che volevo vedere. Su, dai. E il durazno, Ontignano, zebra, che cos'è? Perché zebra è verde? Ah, no, questo qui è proprio una cosa stupidissima. È un galpone, come si dice, dove c'era il trattore, che abbiamo deciso di farlo un capanno, proprio banalissimo. Per cui prima gli abbiamo messo tutta il nero dell'olio di motore, no? Sul legno, così che dura molto di più. Dopodiché gli abbiamo messo una plastica, anche per non farlo vedere, perché in realtà è... Vabbè. Non è proprio, insomma, quelle robe lì. È un fungo. Poi li abbiamo riempito di paglia sopra, direttamente sopra la plastica, senza fare granché, perché non deve essere isolato perché è aperto. E così abbiamo fatto anche altri capanni qua e là, nel senso che mettete proprio il minimo. Anche questo non si appesantisce perché non crescerà mai tanto. La plastica. Poi è stato messo... Questo cos'è? Ah sì, beh, sembra storto perché c'è il telo bianco, che poi adesso abbiamo recuperato. Lui è stato venduto. Piccino. C'è più e via, così si vede dall'alto. Mi lasciate anche una balla di paglia perché sembra veramente un campo. Questo è pesciolino. Ah, guarda che amaranto, c'è una cosa ben pre... Dov'è che si gira così? Sì, va bene. Beh? No? Ok, guarda che amaranto, vi prego. Pazzesco, eh? Qui è casa, la cucina mia, cioè qui è casa mia qui in Italia, mica in Argentina, pazzesco. Poi cosa c'è? Salvataggio, perché salvataggio? Perché l'hai girata, l'hai salvato, l'hai salvata dritta, prima era storta, l'hai salvata dritta. È un po'... Che? Niente, stavo scherzando. Allora, poi basta, te c'ho vivo, niente, c'è tetto reciproco, ma questo l'avete già visto. Cos'altro del tetto vivo si può dire? Ma neanche granché, perché è talmente banale farlo, talmente semplice. Quello... Passano 10 centimetri, strato totale passano 10 centimetri. Sì, 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 assolutamente. Una volta piana, per esempio, se già esiste una pendenza... Sì. Anche se io interriccio sul strato la porto libera, tanto quella pendenza persiste. Certo. Faccio in modo che non vada a finire materiale. Certo. Ed è a posto. Certo. Adesso quello che facciamo da Marinella è così, è un tetto piano, però c'ha un buco centrale, ok, dove finisce l'acqua e quindi viene recuperata. Allora abbiamo pensato che la parte centrale lo riempiamo di pietre e comunque drena l'acqua e la mantiene. Invece tutto il resto di parte attorno ci mettiamo, invece che il legno un biorogliino piccolino piccolino, che li facciamo come una decorazione natalizia, ma con le palline. Facciamo prima a prendere le burrate, ho pensato.
E poi mettiamo dell'argilla espansa se riusciamo. Così. Quindi abbiamo che costa. È un sacco. Basta. No, non tantissima. Certo. Che domande? Cioè, scusi lei. Cosimo, hai un sacco aperto, ce lo andiamo a prendere. Quindi ringrazio, mi ha dato la prima volta. Ringrazio la seconda. Io sono simpatica lo stesso, pure quando sono fatto la prima volta. Lì è per Marinella, sta facendo un progetto molto interessante. Non ci conosciamo, ma vi porti. Ma io sono simpatica. Quant'è secondo te quello? Ma non è, ma che sarà, 2 metri quadri? Anche meno. Anche meno. No, forse 2 metri quadri, quindi per 5. Comunque ricordatevi di dire la scrivania. Ma secondo me sono portata a busto il cestino. No, ci abbiamo messa chi. C'è un sciacquo. Facciamo una sigaretta. Vabbè, no, io non direi altro del tetto verde, perché dipende poi da caso a caso, cambia completamente il progetto, però i principi sono quelli, non è che, cioè, dovete mantenere questo materiale lì fino a quando non è radicato completamente, e se invece siete ricchi e tedeschi usate pure i... Sì, però comunque... I rotoli, sì. No, poi è bello farlo, quindi facendolo verranno fuori parecchie... Un misto di semi per cani? No, la terra è piena di semi, va da sé. Cioè, quello che facciamo da Marinella, andiamo a prendere un po' di piante dalla zia. Andiamo a fare una pulizia urbana. Urbana. Recuperiamo delle piante grasse e le mettiamo sopra. Quello ovviamente devi pensare che è tutta acqua, quindi fai il calcolo del peso del tetto come se fosse neve, e quindi devi pensarla proprio completamente carica d'acqua. Ah, ok, quindi devi sapere già. Beh, se metti la terra, se metti la argilla espansa come facciamo noi, non c'è problema, drena subito. Certo. Se invece vuoi ritardare la caduta, sì, devi mettere terra. Presidente, ci stiamo esagerando però, eh. Si arrabbia pure. Vabbè, la roba vostra, casa nostra. Va bene, e che altro? Dato che abbiamo spaziato sto mondo e quest'altro, oltre le burrate di oggi. Quelle spazio. Allora, teniamo per la Costa Rica questo. Tifiamo Costa Rica. Tifiamo Costa Rica. Come? Il paese più felice di Roma. No, c'ho molti amici però. No, no, è sicuramente c'è una bella biodiversità come l'Ecuador. Allora, non c'ha esercito, quello già. Quello già. Non spendono soldi per l'esercito. Ma anche gli altri ce l'hanno. C'è la Svizzera, ce l'ha l'esercito. Sì, quello è vero. Di cos'altro vogliamo parlare? Ci sarebbe, cioè, c'è la possibilità di premiabilizzare i tempi senza utilizzare l'altro? Che io sappia no. Che io sappia no, a meno che non fai un coccio pesto, ma voglio dire, un coccio pesto. Cioè devi usare. Basta pensarci, in realtà io non li ho mai fatti, ma volendo tu potessi fare un tetto verde sopra le tegole, cioè molto spesso succede che le case abbandonate si crea un tetto verde e quindi a quel punto lì però vai a vedere se le radici non ti smuovono le tegole, oppure metti un altro materiale. Se il problema è che le radici si infilano dappertutto e alzano il materiale, quindi dipende di cosa ci metti. Se metti un prato o comunque qualche graminaccia, ti fate radici più o meno così.
Forse, però sempre non traspira, l'ondulina, però sempre non traspira. Perché adesso nella worship che sto facendo, la worship non traspira perché è fatta con le pareti di pneumatici, no? E quindi in Portogallo, in Spagna, in Inghilterra, in Francia dove puoi fare la worship, perché qui in Italia non si può fare la worship. È fatta con i pareti diplomatici e qui non traspiri. Poi si fa anche il tetto in più, che è verde in teoria nella worship classica, non traspira, e lì devi fare una reazione interna, quindi il classico tubo che esce, il tubo che entra. E io farò anche un frigorifero dentro la terra, fresco fresco. Spiegami cosa ho fatto del frigorifero. Che tu non hai frigorifero. Non ce l'ho perché ho una cantina che però insomma giri ogni volta. Chi va a prendere il vino? Ci guardiamo. Solo va a prendere il vino. Perché devi andare in cantina che devi uscire di casa e poi. Allora, noi abbiamo una cantina, poi abbiamo un frigorifero, diciamo, abbiamo dentro il muro un'apertura verso nord, che diciamo nei mesi invernali quello funziona da frigo, come che se gela fuori non vai in cantina, ce l'hai lì a due passo. Il frigorifero, cioè basta, anche perché la roba, il cibo dentro il frigorifero pare fresca, ma in realtà non lo è, per cui tanto vale che tu la vedi che non è fresca e quindi la dai ai batteri o agli ombrichi che c'hai in giro, insomma. Capisco. Tu simplement, sì. No, la cosa interessante, la cosa assurda in Italia è che non si può costruire senza 2000 progetti, ma ad esempio già solo in Francia, che sono nostri vicini, tu puoi costruire una casa in autocostruzione senza bisogno di progetti, di geometri, di architetti, 170 metri quadri di casa da sola. C'è una mia amica belga che ha fatto questa casa che ho visto adesso a Bergerac, a Ruffignac, e una casa bellissima fatta legno, terra, eccetera, eccetera. Lei niente, ha solamente presentato un disegnino idiota al comune, e il comune gli ha detto ok, semmai hanno che dirti sui colori usare da fuori, ma... L'autocostruzione comunque in Italia adesso è legge, avviene, però c'è sempre bisogno di un geometra e di un architetto che prende le responsabilità. Abbiamo Celeste, geometra, ce l'abbiamo. Geometra Celeste. No, lui è la geometra, Celeste è la geometra. C'è un altro che tu non pratichi. Posso firmare, ma non sei praticante. Sì, però assurdo, perché voglio dire, in realtà il discorso del governo francese è questo: se ci vai a vivere tu, a casa tua, sono cazzi tuoi se te la fai male. Cioè, noi invece... Quando la rivende non è un problema, nel senso che la persona che se la compra se la guarda bene, però non è un problema. Vabbè, allora perché devi dare responsabilità a un altro che non c'entra niente? Ma l'altro comunque ha delle case competenze, non tu che sei. Io devo dire che questo nonchalant francese mi piace, però per carità. Ci vai di mezzo tu, se crolla e ci sono dentro i tuoi amici. E... Sì, appunto. Quello è sicuro che crolla. Sì. No, l'autocostruzione è una buona via di mezzo, dai. Tutti autocostruzione. Certo. E almeno le facevano, quindi avevano anche l'esperienza. E restano ancora in piedi. Sto pensando se aprire un altro. È tutto chiuso, non vedo niente. Non mi fate domande, io tutto chiuso. C'è Claudio che mi guarda. Tetti verdi in città. È fantastico. Secondo me è il luogo suo, molto più che in campagna. Però noi quando l'altro giorno stavamo parlando con Leo, cioè... Devi entrare in una mentalità. Condominiale.
sì. E quello perché culturalmente siamo, cioè non andiamo di pari passo, ma è luogo suo, perché veramente a livello di microclima, sai quanto ti fa? Ti rinfresca la città. La monarchia, di nuovo, ovviamente è d'accordo con me. Chiaro, sono d'accordo di te, cioè da lì sono chiaro, quindi mettendo un prato si diventa più perché ha risolto il problema di scarico d'acqua nelle strade. Certo, certo. No, ma poi dopo ti isoli. È quello che... L'ultimo piano sarà felicissimo. L'ultimo piano sarà felicissimo. Perché si raffresca. E certo. Però dico, il problema è di isolare solo il tetto e non le pareti. No, ma le pareti tu le isoli all'interno. Allora, cosa fai tu? Prendiamo una palazzina di questo, ok? Vabbè, riesci a isolare il tetto. Ok, quindi diciamo che... Dal punto di vista termico, insomma, sì, termico, diventano tutti uguali. Cioè. Però poi le pareti, è semplicissimo, tu ti fai un intonaco di 2-3 centimetri in casa tua, è fantastica, eh? Cioè prima gli intonaci erano sempre di quello spessore. Sì, ma te lo fai in terra, di modo che, non in calcio, te lo fai in terra, di modo che... L'eccesso di calore viene assorbito, poi dopo viene rilasciato. È così che abbiamo fatto in Tenerife. Faccio vedere alcuni intonaci su cemento, su cartongesso. È andata per la vendita. Che dici? Che bisogna da quello che la vende la Gilles Sponsor. Allora. Allora, questo qui è l'Earthship. Questo qui è l'inizio dell'Earthship lì a Bolsena. E apriti. E grazie. Allora, niente, quindi praticamente dentro la terra direttamente abbiamo messo della sabbia giusto per drenare un minimo e per fare piatto il... Poi abbiamo messo questa plastica, è così che si fanno le Earthship, cioè c'è completamente la plastica, non traspirano più, però tu non vuoi che l'umidità della terra ti arrivi. Questo forse lo giriamo per così. Bravo, adesso mi dirà salvataggio. L'ho salvato. Questo è lo stesso, lo giriamo, ma sì, dai, giriamolo, vediamo un po', ecco. Poi inizi con i pneumatici. I pneumatici devono avere una... un'altezza come posso dire, lo spessore del pneumatico va diminuendo man mano che sali, quindi il muro è in questa maniera qua, per questo resiste abbastanza bene. E cioè, il muro ha questo profilo, per cui i pneumatici grandi, poi mano a mano sono più piccoli, sì. È riempito di terra in maniera veramente... compattissima, tutti storti, quindi inizi a mettere la terra e poi la batti e poi dopo, quando fai il muro della Earthship sono come i mattoni, come si dice? Sì. Vedi? Ecco, stasati, ok? Quindi metti sempre un... Giuseppe. E Giuseppe. A parte Giuseppe, anche il fidanzato di Mata. Lui? Sì. E c'erano tre pugliesi a questa... Sì, questo sì. È stato il corso più divertente in assoluto, guarda. Quello che non abbiamo bevuto e cantato a Bolsena. Ma quello che ti ha dato i copertoni? Mm. Cioè, di regola, le pizze. Non avrebbe dovuto dartelo quelle pizze. Lui è molto contento perché così non paga. Sono consapevole, però devi trovare anche quello che dice vabbè. Potremmo modificare la luce. Poi ti trovano anche dei posti via. Con i divani non si possono fare i panni, perché anche quello ce l'hanno già. Come? Con i divani. No, quelli li metti dentro all'erci, tu metti il divano. Eccolo qua. Poi invece.
Ma perché torni così indietro che ti voglio? Antonio Zambling. Ecco, qui abbiamo qui a Zambling, cioè sempre in Tenerife, abbiamo preso in mano una struttura in cemento, caldissima, e abbiamo iniziato a giocare, a far vedere agli architetti che in fondo potevamo fare. Adesso qua non si vede molto bene perché c'è sempre una luce straziante là. Ah, vedete questo giardinetto? Questo è il giardinetto famoso che vi ho fatto vedere ieri, dove avevamo fatto quel piccolo biorroio iniziale della... all'uscita di casa mia, e dove c'erano spinaci. So, qui abbiamo fatto intonaci in terra su cemento, perché l'ingegnere diceva no, la terra sul cemento non attacca. Io lo guardavo e dicevo, ma tu l'hai ben provata? No, allora attacca dappertutto, gli ho detto io, la terra. Allora, qui abbiamo fatto ad esempio dei mattoni in terra cruda, ok, di adobe, e poi ci siamo divertiti a fare dei mobili con dei vecchi legni, e questo mobile è diventato bellissimo. Lei è la belga che si è fatta casa a Rufignac, e questo poi l'abbiamo intonacato benissimo, che abbiamo fatto una scultura, per cui è stato velocissimo fare questo mobile. Qui sono delle bottiglie ad esempio con la terra, questo è tutto intonacato con vari tipi di intonaci. Questo veniva fatto durante dei corsi che davamo gratis, per cui gli intonaci sono fatti un po' in mille maniere, ma insomma che importanza ha? L'importante è aver provato tutte le sabbie. Ecco, questa è la rocket famosa che vi dico. Ah, la rocket posso farvi vedere. Ah. Insomma, dovevamo cucinare, non sapevamo come cucinare, c'erano degli orrendi mattoni in cemento, e quindi, che sono questi. E quindi siamo messi a fare, siamo una casa tunisina, ci siamo messi là, qui questo è dove metti la legna, qui arriva la combustione e qui cucinavamo completamente, tutto questo all'esterno. E questi sono tutti intonaci che abbiamo fatto. Go ahead, baby. No, indietro. Grazie. Qui appunto abbiamo provato vari tipi di intonaci, perché ogni paese che vai, oltre che la terra che trovi, anche la sabbia che trovi. Allora c'era questa sabbia che si chiamava arena mesclada, che in realtà era un intonaco già fatto perfetto, perché c'era un po' di terra e un po' di sabbia, e la terra era finissima, per cui in realtà mettivi quello nell'acqua e potevi già intonacare. Infatti adesso che mi hanno chiesto le proporzioni, ho detto usate quella, che costa anche poco, e via. Questo invece su cartongesso, non ho mai provato intonaco su cartongesso, però anche quello basta che viene tagliato un minimo. Abbiamo... sì, proprio con i denti. Abbiamo intonacato tutta questa stanza, è cambiata completamente dal punto di vista climatico, veramente impressive. Questo è su cemento, sempre. Questa è una parete tipica che potete fare ovunque per dividere all'interno di un appartamento, quindi sono legni, sono incannucciato, tra i due incannucciati li ho riempiti di paglia, e lei è Simi, quella che mi ha aiutato oggi, mi chiedeva chi è che era. Chiedeva, ma l'hai fatto tu da sola? No, lei mi ha aiutato tantissimo alla calce, lei è eccezionale. Questa è sua moglie, che è tedesca, e lei è di Guyana, quindi è sudamericana. Questa la parete, insomma, e poi l'abbiamo imbiancata con latte di calce, perché ho preso la calce, l'ho spenta, l'ho messa da parte per un po' di mesi, e poi al terzo mese l'ho usata per il latte di calce. Questa è la rocket, sempre qui, non so se si vede, vedi che tu un serpente, l'abbiamo finito, qui l'abbiamo imbiancato, che abbiamo fatto tutto un serpente che viene fuori con... Questo è sempre l'adobe, per far vedere insomma la velocità con cui si fanno questi mattoni, si mettono direttamente al sole, si fanno asciugare poi. E questo invece era cioè questo pazzo francese, che francese ogni tanto ha scritto una cosa del genere per un corso, tu leggi una cosa ridicola. Poiché ha fatto una cosa complicatissima, Saviana adesso lo fa, insegna ancora, allora dice puoi portare il tuo cibo per te oppure per condividerlo con gli altri, mangiamo insieme, eccetera. Una cosa complicata, invece di dire questi orari, comunque un tipo buffo.
E basta, questo per quanto riguarda l'intorno. Ci faccio vedere la Rocket, che invece secondo me è interessante. Come? Sì, il principio della Rocket è banalissimo. Adesso arriviamo, progetti, strutture, strutture, acquacultura, no, bagno secco, no, compositore, fitodepurazione, forno cileno, Rocket, Rocket, il principio lo posso tirare fuori, apriti, anche c'è il seccatore solare, vabbè. Vediamo un po', Albert. Quello è interessante, qua una cosa che potrebbe funzionare. Anche dovunque. Allora, vediamo un po' se c'ho... Allora, il principio della Rocket, beh, perché non ti apri? Che ti fa fastidio? Ok. Il principio della Rocket è questo, si chiama Rocket perché praticamente questa è la camera di combustione e dopo la camera di combustione c'è il tiraggio, quindi non è il tiraggio come nelle stufe in cui è alla fine. Allora, che succede? Noi abbiamo una stufa, bruciamo le nostre cose, il tiraggio è il comignolo che esce di casa, quindi praticamente il 70% del calore noi lo buttiamo fuori, quindi questo crea ovviamente riscaldamento eccetera, insomma cioè abbiamo bisogno del calore dentro casa, invece lo lasciamo andare. Invece questo qui è l'inverso, noi mettiamo il tiraggio, lo mettiamo subito dopo la camera di combustione, quindi è una, sicuramente una combustione molto accelerata, a tal punto che i legni li mettete dall'alto verso il basso, cioè un fuoco inverso, ok? Dopodiché però il tiraggio è talmente forte che una volta che l'aria calda tocca questo bidone, poi scende e c'ha praticamente, voi potete mettere per 10 metri questo tubo che va dove volete voi in stanze diverse, in una massa termica, e metterci una massa termica anche in argilla, no? La massa termica qua. Allora, questa è la Rocket che c'è nel mandala che abbiamo visto, no? Quindi abbiamo usato dei mattoni refrattari. Questa è una Rocket per scaldarsi, anche per cucinare. Però la Rocket può essere fatta semplicemente per cucinare. Tra l'altro c'è una maniera, se domani avessimo un bidone, io potrei far vedere una Rocket che ad esempio quando uno deve fare i pomodori, deve fare una cosa che deve cuocere delle cose che... Un bidone di latta. Perché col bidone di latta, se riempito di segatura, in una certa maniera, voi avete, accendete quel bidone, avete 4-6 ore di combustione, di fuoco, senza più toccarla. Quindi dovete fare, che so io, delle sterilizzazioni, qualsiasi cosa. E ci metti dentro... Che ci metti dentro? Sì, ma come lo... come fai il fuoco? Sì, ma con che cosa? Segatura? Sì, 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 sì. Infatti lo usavano in Sicilia per tutto, era buffissimo perché noi l'abbiamo scoperto in una maniera indiretta. L'abbiamo scoperto perché dovevamo fare un incontro di permacultura a Messina. E allora stava cercando una maniera per non consumare gas, per cucinare per 70 persone. E allora questo messinese stava lì a chiacchierare, a un punto passa suo zio, che è uno di campagna, gli ha portato un po' due o tre cose da mangiare, e allora lui gli chiede, ah ma sì, adesso noi abbiamo fatto ieri le, non so che cosa, il pesce fritto, e abbiamo messo su questa cosa, abbiamo acceso, abbiamo avuto 6 ore di fuoco, 5 ore di fuoco. Insomma lui gli ha spiegato come andava, ed era esattamente questo tipo di, che è molto comoda. Comunque, questo è mattoni refrattari. Dopodiché, e i mattoni, ah no, questi sono mattoni normali, quindi abbiamo dovuto isolare perché praticamente il canale e la camera di combustione deve raggiungere subito una temperatura alta, no? Possono usare perché non funziona? Se io faccio così. Ecco, adesso sì. Sì, non è andato troppo veloce. Per fare la Rocket e scaldabagni? Ma quello è il bidone. Il bidone è... Allora, guarda, adesso ti faccio vedere quella che abbiamo fatto a... Rocket cucina, Milo Rocket.
Cosa chi l'avevo fatta vedere anche a voi l'altra volta? Questa è una casa in balle di paglia, tutta intonacata. E l'errore è stato che qui mi hanno chiesto il camino, e mentre questa qui è stata isolata perfettamente, perché io ero lì concentrata sulla rocca, qui non abbiamo isolato, per cui si è iniziato a bruciare qua. Poi per fortuna si sono accorti subito, quindi insomma è stato... Allora, questo è un pavimento in terra cruda. Come si fa per isolare, per esempio, il pavimento? Per isolare cosa? Argilla espansa, tanti, sempre materiale isolante termico, che però ovviamente a seconda del tipo di... cioè, se... il fatto è questo, il materiale isolante può essere isolante ovunque, ma se tu ad esempio la lana che è isolante si bagna, non ti isola più niente. Allora, dove c'è l'acqua, tu devi isolarlo con un materiale che non si impregni d'acqua. Tipo l'argilla espansa va benissimo perché drena e rimane asciutta. Dove c'è il fuoco, invece devi usare qualcosa che anche in presenza di fiamma, di molto calore, non si squagli, non si prenda a fuoco. Quindi sempre l'argilla espansa in questo è abbastanza, materiale abbastanza buono. Allora, quindi questo è il feeder dove si mette la legna, questa è la camera di combustione, il calore va sopra, dopodiché incontra la parete, incontra la lastra di ferro dove si può cucinare, poi riscende, questo che è tutto il canale di scambio termico, ok? Dopodiché arriva qui e torna su. Queste piastrelle qualsiasi, dopo vi faccio vedere. Ecco, qui l'abbiamo fatta non col bidone, ma l'abbiamo fatta tutta in mattoni. Fatta con i mattoni ovviamente non c'è la parte radiante, cioè se voi avete il bidone immediatamente appena l'accesa si scalda tantissimo, invece qui ci mette un bel po' di tempo prima che si scaldi tutti i materiali per arrivare, però ovviamente poi vi dura molto di più. Allora, quindi vabbè, qua è lei, qui invece era la presa d'aria del camino. È bella sta casa. Allora, questa l'abbiamo fatta in 2 giorni e mezzo, rapidissimi. Abbiamo usato, questo qui è maniacale, questa persona di questa casa vuole tutto assolutamente preciso e quindi abbiamo usato tutte le accortezze perché l'intonaco non si rompesse, quindi in questo caso è giustificato anche l'uso di questa rete. Qui sono loro che fanno la malta. E questo è il camino. Il camino anche abbiamo usato un manuale inglese che è abbastanza interessante perché ti insegnano a fare l'uscita non diretta. Da noi generalmente i camini sono tutti dritti, quindi cosa succede? Poi dovete operare a livello del comignolo per non farvi rientrare l'aria, no? In genere fumano, perché quando venivano fatte con le case tutte aperte e gli infissi che non tenevano, ovviamente l'aria entrava e saliva. Però poi dopo prendi questi casali, gli metti gli infissi nuovi, chiudi tutto, i camini iniziano a fumare. Invece, faccio un disegno, invece in questo manuale anni fa trovai una, a parte che c'erano tutte le dimensioni per non fare, ma mettiamo caso che questa qui è la parete della casa, ok, e mettiamo caso che questo qui è il comignolo e questo qui è la parte, diciamo, di apertura, ok, e qui è il piano dove c'è il fuoco. Allora loro ti fanno fare una specie di dente di questo tipo. Ok? Quindi cosa succede? La fiamma va su, ma quando per caso c'è un problema di vento e ti torna giù, qui arriva, sempre per i fluidi, la dinamica, qui si ferma e ritorna su. Quindi in realtà tu eviti moltissimo fumo rientrante. E l'abbiamo fatto, adesso faccio vedere. Non si vede bene perché si è fatto il disegno. La burrata si è spostata. Cioè, no, ma guarda, tutte sono case, quello che non vorrei sottovalutare i secoli di studi e di cose, però la maggior parte, cioè, basta che uno sappia un minimo di fisica dei materiali, chimica e fisica dei materiali, poi un minimo di fluidodinamica, e alla fine c'ha tanto nelle mani, c'ha tantissimo nelle mani, e l'esperienza è ovvio, aiuta. Allora, ti frego, sì. Questo è il mio spa di concime che mi sono portata giù dall'alto e qui dentro non si vede, ma c'è un dente di metallo che fa così.
arriva fino a qua praticamente, di metallo, certo, perché perlomeno ti rifrange tutto il calore. Non solo, ma gli abbiamo messo anche, infatti era molto contento Toti. Ok. Ah? Prima che prendesse fuoco tutto era molto contento. No, ma anche, non mi ha detto, pensa che non mi ha detto niente, l'ho saputo da altri amici, poi gli ho detto, ma perché non mi hai detto niente? E facciamo perché eravamo tutti responsabili, cioè la parete l'abbiamo fatta tutta, tutti si fanno dire di paglia, i coglioni. Voi sapevate dal monte che lì avreste messo la stufa. No, io sono partita con la stufa, e lui mi ha chiesto anche il camino, e ho detto, vabbè, ti facciamo anche il camino. No, dico, quando avete fatto le pareti sapevate già che lì sarebbe andata la roccia stufa, se no. Sì, ma qui è tutto paglia. Io solamente l'ho isolata benissimo la roccia. Ah, isolato facendo la tutta la roccia l'ho isolata. Sai quando tu sei concentrato su una cosa e poi ti dimentichi del... No, ma è stato un dettaglio abbastanza... Vedi, cioè, questa qui è tutta paglia. E no, non si vede. Comunque gli abbiamo messo un ferro che è abbastanza carino perché l'abbiamo fatto fare dal fabbro. Un ferro che c'ha due ferri messi per così, di modo che tu hai la gratta che la puoi mettere a diversi livelli senza bisogno di... Poi dopo vi faccio vedere che invece è un bellissimo lavoro che abbiamo fatto sotto quel tetto verde. Questo forse l'ho fatto vedere, forse no, non mi ricordo. Sì. Vabbè. Allora, praticamente questo, quella casa che avete visto col tetto verde in Argentina è altissima. Allora, invece di mettere la pala che mi porta giù il calore, io ho pensato, se io devo passare lì un inverno ho bisogno di una stanza piccola, comoda, ok, che si scaldi, dove io posso stare e passare l'inverno. Quindi mi sono ritagliata un pezzo di terrazzo, perché ovviamente l'ultima parte della falda del tetto e quindi è più bassa. Queste mate, come vedete, ovunque, vedi, ovunque. Vabbè, quindi con la calce, perché poi praticamente di cosa facciamo? Abbiamo due bidoni e ogni anno pigliamo la calce viva, la buttiamo lì dentro e quando arriviamo l'anno dopo abbiamo la calce pronta. Sempre meglio avere, se uno sta in campagna, una... Allora, qui è la parte di terrazzo che poi vi faccio vedere vuota. Avevamo fatto una rocket 7 anni fa, che è questa. E poi 2 anni fa abbiamo chiuso tutto. Queste sono delle orribili pali di abete, che però abbiamo comprato 3 anni prima, le abbiamo fatte stagionare, le abbiamo messo l'olio ogni anno, girati. Alla fine è diventato un legno bellissimo. Questa è la malta. Beh, perché sei andato avanti di una? Ok. Allora, questa qui è la base della massa termica, ok, quindi è isolata con argilla espansa sotto, perché sotto qui in realtà c'è l'aria, ok? Cioè è vuoto. Poi qui abbiamo iniziato la struttura dello scambio calorico, quindi dove passa, che poi non sono fumi in realtà, perché nella rocket non hai fumi, hai aria calda. Ok, qui passa la cosa, poi dopo coperti da una qualsiasi, tutta questa è terra, malta in terra, va bene? Non c'è più calce. Poi dopo cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo, bisogna stare attenti a non mettere troppo... Questa terra qui è su queste tegole. Sì, non devi mettere più di 5 cm perché sennò prima che si scaldi, che tu lo senti, ci passa, però anche non poco perché sennò poi non trattiene, quindi è una via di mezzo. Questo l'ho messo io aiuta perché non mi fidavo di queste... Perché se tu fai una malta intera e ci metti l'aiuta, non la spacchi più, è una cosa impressionante. Questi sono i due entrate per controllare se tutto è pulito. Ecco, tu fai quello che vuoi. Ecco, questo qui è il pavimento che ho fatto in grassello di calce. Ho fatto il classico pavimento con i mattoni, però tutto in grassello di calce. Devo dire, perché Atti diceva non è possibile, ma la discussione con Atti, perché lui era insomma il tipo convenzionale, no? Era artigiano, però sempre pensava, mi diceva no, ma il cemento è più duro. Allora io 7 anni fa ho preso il cemento, ho fatto una malta, gli ho fatto un pezzo, poi ho preso la calce grassello e ho fatto un altro pezzo. Dopo 4 anni
Abbiamo iniziato a lavorare su questa casa, no? Su questa stanza. E allora io dico, beh, dobbiamo togliere questo pezzo. Io infilo dentro e togliamo questo pezzo intero. Erano uniti e li appoggiamo da qualche parte. Lui discretamente si mette il piede sopra. Cosa si rompe? Cemento. Cioati, hai visto? La calce poi era diventata di un duro, perché se la calce è trattata bene è impressionante. E allora poi mi ha fatto fare anche il pavimento in calce. E questo è un classico pavimento, poi le fughe le ho riprese. Qui l'operaio non si vede mai perché ogni tanto fa foto. È bello farsi casa, ecco l'operaio finalmente. Questo è l'operaio 7 anni fa. Allora, questa qui è la rocket che avete visto, ok? Allora, la prima rocket che abbiamo fatto è stata questa. Ti dice anche, poi ti lascio tutti i volumi, i manuali, i PDF, e ti dice, per fare una rocket tu montala e vedi se funziona, ok? Se le proporzioni sono giuste, perché è tutto un fatto di proporzioni, perché se sbagli le proporzioni il tuo tiraggio non funziona più. Quindi funzionava. Questa è la mia maestrina di Yante, io sono la sua maestra di permacultura, Carolina, è fantastica. Abbiamo montato questa stufa. E dove vai? Guarda che è già finita. Ah no, allora è già questa. Ok, questa è la stanza finita, quindi questa è la rocket che abbiamo finito, adesso ci sono altre foto. E i vetri sono tutti doppi, fatti con lo stesso sistema che vi ho detto prima, che mi ha insegnato un amico danese, che è... no, danese. Vabbè, quei paesi li hanno... tutti uguali. Per me sono tutti uguali, eh. Finché non ci vado, non sono tutti uguali. Che lui è uno dei più bravi costruttori di balle di paglia, insomma, molto noto, e poi anche fa rocket. E questa qui è la rocket quasi finita. Andiamo avanti. Questo è il giorno prima di andarcene. E adesso però dovrebbe esserci, ok. Allora, il tubo interno, non so perché abbiamo usato una malta con la fibra, ma non lo fate, nel senso che non, è meglio fare una malta senza fibra, senza paglia, perché comunque brucia. Ma è stato fatto così. Ecco, dovete isolare, se non usate mattoni refrattari, sapete che il mattone refrattario ha questa caratteristica che è isolante all'inizio e poi dopo diventa massa termica. Quindi appena accendete tutto il calore va al centrale perché è refrattario, dopo un po' diventa massa termica. Poi abbiamo isolato il tiraggio, quindi abbiamo messo cenere qui dentro. Cenere è un ottimo, ovviamente, perché porta aria, è un ottimo isolante, ma dove l'acqua non entrerà mai, perché appena si bagna ovviamente assorbe l'acqua e non isola più. Eccolo qui. Qui abbiamo messo la cenere. Ah, aspetta, vedi, ecco, questo qui praticamente dopo aver messo la cenere abbiamo messo un po' di terra, poi abbiamo messo il bidone sopra, e questo qui è dove entrano i fumi caldi dentro la massa termica. Questo è un punto un po', posso dire, delicato, perché potrebbe essere un collo d'oca in cui si blocca. Poi l'abbiamo tutta rivestita, questo è il bidone che abbiamo tagliato. E qui abbiamo provato, funzionava, usciva di qua, wow, tutti contenti. No, che poi è interessante perché appena tu finisci una rocca, soprattutto tutta la massa termica, poiché è bagnata, tu la fai partire, lei tira, poi passando sotto, scaldando, si inumidisce l'aria, si appesantisce e ti torna tutto indietro. Poi fa, oh, oddio, non funziona, sai quante volte? Adesso ormai lo so, dico, non ti preoccupate, fatela seccare e poi andrà bene. Ecco, questa è lei finita, oliata, in questo caso usiamo olio di lino, l'olio di lino a base, sapete che l'olio di lino che si compra nei colorifici, vabbè, quello per pittori è olio di lino vero, ma l'altro è petrolio, insomma, a base di petrolio, quindi non è. Comunque lo si scalda a 60 gradi e lo si dà, e poi si dà la prima mano, poi la seconda mano ci metti 1% di cera, poi 2% di cera e alla fine lo lavori con la cera. Guarda che bella. Sì. 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 Sì, sì, no, no, l'importante è che però lo scaldi qui che ti entra dentro. Questo è ovviamente olio di lino cotto, ok. Questo è il ragazzino, questo è l'altro pesciolino. Quanti anni hai messo a lavorare? Subito, cioè, mica devo aspettare, scusami.
Certo, queste manine tutte scure. E questo è il nostro cane da appartamento, che viene in cucina tutti i giorni. Noi abbiamo, questo è il pesce, queste sono le sottosella che usano i gauci, e poi c'è una parete bella qua. Insomma, questa stanza qua, cioè, ormai siamo lì, tutta c'è la casa, non la badiamo più. I famosi 250 metri quadri, insomma, c'è più. Viviamo in questa stanza perché è talmente... Poi tutti abbiamo fatto qui tutti gli intonaci in terra, abbiamo fatto intonaci in terra sopra. Beh, non avete idea... Ecco, vedi, lui viene a mangiare. Vedi, questo è il pavimento che abbiamo fatto. Questo ormai è tutto intonacato in terra. E la cucina è dentro, cioè, è lì. Guarda che carino, blom, blom, blom. Perché non vai avanti, tesoro? Questa è la stanza quasi finita. Guarda che bella. Poi sta a est. Ah, questa qui è... Ups. Ecco, questa qui era all'inizio. C'è costata di vetri, c'è costata. Forse l'unica spesa, vera. Il resto, niente. Ma anche il mandala che abbiamo visto ieri... Il materiale è costato, sono 70 metri quadri di costruzione con impianto elettrico e un rubinetto che entra, ci è costato 7.000 euro. Sì, qui c'è una bella parete di vetri, ma non posso farvela vedere perché non lo so, perché non c'ho una... Va bene, poi... No, celeste, è il colore argentini, bianco celeste, vuoi di più della vita? Elf. Quello non è... No, ad esempio... La struttura, il bidone fuori, siccome è ridosso della... No, è qui, non si riscalda. Cosa? Il bidone. Diventa caldissimo. No, no, assolutamente. Anche perché è infilata dentro la terra tanto così. Questo ad esempio invece è un bidone del Regio Esercito. A volte anche il Regio Esercito aveva i suoi effetti. E questo è un forno cileno. Quello che voglio fare adesso in Argentina è un forno cileno con una rocket sotto. Allora, il forno cileno praticamente tu hai una zona sotto che è dove metti la legna, il fuoco è tutto lungo il bidone e l'aria calda gira tutto intorno, poi ti faccio uno schema. C'è comunque, nel PDF che vi lascio ci sta tutta sta roba. Allora, vedi, qui metti il fuoco poi l'aria calda gira tutto qui intorno, ok, e poi esce di qua. In realtà tu qui dovresti fare dei passaggi per... rallentare, perché sennò questo qui si scalda troppo, quindi l'errore che abbiamo fatto non l'abbiamo fatto lì. Però questo qui è terra, rifarlo ci vuole veramente un pomeriggio, no? Togli, metti nell'acqua il materiale, recuperi tutto il materiale, ti fai i tuoi passaggi, è finito, insomma. No, veramente, lavorare con la terra è meraviglioso. C'è quella, adesso faccio vedere la mia cucina in casa, questo è fuori dalla cucina qui in Italia. E funziona molto bene, non consuma tanto, però con la rocket consumi ancora meno, perché una stufa rocket consuma un quarto di una stufa a massa termica di quelle che fa Martin Stoppel. C'è il forno della grill? Mm? Come? C'è quale? Delle forni, delle stufe austriache. Ah, okay. Allora, ti faccio vedere compostole, rocket... Per vedere la cucina, rocket cucina, no, beg your pardon, casa Oca. Allora, questa qui è casa nostra qui in Italia, quindi isolamento termico con argilla espansa,
Se voi avete un pavimento che è già isolato, ovviamente questo non lo fate. Perché? Perché se avete un pavimento di terra cruda che è già isolato sotto, voi la rocket la attaccate di modo che il calore passa anche e il pavimento diventa una massa termica, non solo come passiva solare, cioè riceve raggi del sole da fuori, ma anche... Qui invece, ahimè, questo pavimento che era stato fatto 20 anni fa da degli operai, si gela, cioè camminate su questo pavimento e si gela. Usti. Allora, si vede qualcosa? Vabbè, questa che è fatta come prima, adesso qui c'è un bidone, perché l'ho tolto tutto, ero stufa. Il bidone a me sembra più comodo, perché appena l'accendi ti scalda. Quindi la cosa interessante della rocket è che quando tu tocchi il tubo finale che esce, che può uscire anche orizzontalmente, non deve per forza uscire a comignolo, è tiepido. E allora lì capisci che tutto il calore è stato lasciato dentro. E qui abbiamo fatto lo stesso di casa lì in Catania, cioè abbiamo messo vicino un camino e abbiamo fatto una piccola rocket da cucina per poter cucinare durante l'estate, no? Perché questa qui non la usi durante l'estate, il camino neanche, però se metti, vuoi cucinarti qualcosa e vuoi stare dentro, lascia lontano, cucina. Buongiorno. Allora, qui c'è lo spandiconcime che è diventato una... Cioè, avere il comignolo di una cucina che è di muratura è assurdo, perché tu perdi ancora di più calore. Invece, perlomeno, se hai il comignolo, no? Come si chiama, il camino, la cappa, di metallo, tutto quel calore ti ritorna, no? Non tutto, ma insomma, gran parte. Sì, intanto lo so che mi vai avanti di due o tre... Dai... Salvataggio. Allora, questo è la rocket. Questo qual? Quella, questa è la sbrigata. Vedi questa, vedi il dente di metallo? Questo è il dente di metallo, ok? E questo è il camino finito, in realtà poi l'abbiamo rimodificato. La cosa buffa è che io una mattina, vedi che ci sono 1, 2, 3, 4, e non mi piaceva, era troppo alto. E le misure che avevo preso era perché c'era questo pezzo in qua, per cui mi sono alzata un po' di più. Insomma, ero lì la mattina, sono svegliata alle 5 e mezzo, ho detto, no, devo abbassarlo, adesso mai più. Insomma, mi sono alzata, bam, 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 c'è altri che è arrivato, dopo, che cazzo stai facendo? Sto riabbassando la cappa, cioè, va bene. Ok, abbassiamo la cappa. Sì, no, perché è iniziato perché se no dopo, adesso non si, è cambiato tutto, adesso è molto più bello, devo fare una foto. Comunque qui c'è un bidone, questo si è abbassato di uno, questo si è abbassato di uno, il camino è molto più basso, questa è finita e qui c'è l'osteria. Basta, poi verrete a zebra e vedrete. Riscaldatore solare? Ah, yes. Dov'è che sta il seccatore solare secondo voi? Eccolo qua. Questo è uno che abbiamo fatto in Argentina. Eccolo qua. Beh, i principi sono sempre gli stessi. Cioè... No, per le verdure, per le tisane, i pomodori, le mele. Sempre lo stesso, il sole riscalda qua, non mettete la roba qua, ovviamente a diretto contatto col sole non la mettete mai, ok? Le cose stanno qui dentro, questo si scalda, crea una ventilazione verso dentro, entra aria calda, esce da sopra ed ecco che... Sì, adesso faccio vedere. Ecco, qui stanno tutti i telaietti in cui mettete varie amenità. Noi l'abbiamo fatto col frigorifero, perché se questo, ad esempio, usate il frigorifero e attaccate, cioè è un frigorifero, quindi è già isolato fuori, poi ci attaccate il pannello col vetro, la parte nera, e poi al frigorifero ci fate un'uscita, ecco che avete un... Non c'ho le foto di quello che abbiamo noi, non so. Di qua o di là? Vediamo un po', pssa miseria, ok, sì, ci piace. No, da usare durante l'estate per seccare tutta la frutta velocemente.
frutta, tisane, verdure. Metti dentro e secchi a una velocità supersonica praticamente, mele, albicocche, pomodori. E che è questo? A testa in giù totalmente? Sì. Uno, due. Vabbè, qui ci sono 2000 fotografie in cui... Sì. E quindi sul fondo c'è una roba nera che può essere di qualsiasi materiale, quello che si sarà sì. In fertifuria e sopra un vetro. Vabbè, andiamo avanti perché... Santi. Ecco, vedi? Praticamente così, tu fai questa struttura, ovviamente l'angolo dipende dall'altitudine dove stai. Ah, il forno solare, questo fa anche vedere. Tipo qui dovresti avere tutti nel terrazzo un forno solare, veramente banale. Cioè è una cassa in legno isolata che potete fare sia con la terra che con un vetro o doppio singolo, a seconda del io lo farei singolo qua perché è caldissimo. Con quattro rotelline te lo giri, ci fai il riso, ci fai tutto, ci fai, ci cucini, ci scaldi l'acqua. Cioè, veramente... Basta, mi sono rotta perché... Ma il fatto che non imparate, si possono fare queste cose... E perché no? C'è una scelta di casa. Ma si può cucinare? Mm? Si può cucinare con... Col forno solare? E certo, ci cucini tutto, il riso, le lenticchie, i ceci, tutto quello che vuoi. Cioè che temperatura si raggiunge? Ma il forno solare, generalmente tu non lavori sulla temperatura, tu lavori sulla concentrazione dei raggi sul cibo. Ci sono diversi forni solari, allora o tu concentri tutto nel cibo, quindi in quel caso lì cosa fai? Fai una cassa nel quale, e se vuoi puoi usare anche una parabolica attorno di acciaio, concentri tutto il calore, tutti i raggi in una pentola che ha il coperchio trasparente, ok? Molto spesso dentro puoi raggiungere 50, 70, non tanta, cioè puoi prendere anche un po' come la stessa cosa del forno a microonde, cioè non si scalda, però il cibo è cotto ed è cotto a una temperatura più bassa di 100, quindi mantiene vitamine, mantiene un sacco di caratteristiche. Mm? Che sono Leonardo, direttamente rubati da Leonardo da Vinci. Vabbè, che dovete conoscere il tipo che l'ha fatto, che è un tipo. Così super preciso. Ah, sì, sì, lui. Basta, dai, no? Basta. Cioè basta, andiamo avanti, però basta foto. Cioè voglio dire, se andiamo avanti siamo tutti morti. No, infatti quando fai, in realtà, hai quel tempo di assimilare l'informazione, ti si va dentro il corpo, così hai capito un viaggio e ti dà un senso di impotenza, sì, perché tu vedi, è vero, sì, tu vedi tutto bellissimo fatto, cazzo io non ho fuso ancora qui che ho questa età qui, questa età, e non ho fatto ancora niente. C'è una ragazza vuota. Lo so. Assolutamente. No, no, Claudio, guarda, è impressionante. Lui è lì, sempre. Siamo un carabiniere, è lì, sempre. Dove andiamo a vedere questa partita? No, grazie, un maio. Dove andiamo? Alle 7 e mezza. Il suo cognome è Tito. Ma l'ha fatto vedere? Hai capito? Ah, capito. Il cognome. Ah, ma a casa di Tito? C'hai uno schermo gigante. Birretta fresca, questa la porto io. Vinello, alle la partita, il panzerotto fritto e la morte sua. E allora? Io non ho ancora mangiato. Cioè, ragazzi. Ma come facciamo a rimandare?
se io riparto per casa che sarò so che è inquartata. Non so rimandare indietro. Cioè, allora, diametro della coscia, stiamo arrivando veramente a delle cose. Noi sotto il sole. ho messo l'acqua del cervello. Carina. Però forse le schizzo che richiedo sono troppo esagerate. Vabbè, finiamo nel momento. Cioè, cioè uno che sa fare tutte queste cose perché dovrebbe già fare la fase. Chi è questo? Ho chiesto se non ho detto che selezionato la lavoratore, però le schizzo che richiedo sono già. Di tutto di più. No, ma innanzitutto un collaboratore a titolo no, per diventare socio. Ah, socio. Quindi non ti do niente, però se si può dare. Cos'è questo? Okay. Ci si può appoggiare? Socio, perché è morbida, quindi. Razionalizziamo quello che facciamo domani. Allora, va bene, dai, c'è una vena, un attimo, partiamo. Posso avere un po' di acqua, per favore? Io ti do questo, tu. Tu per fino a che sei il macchio, secondo me non mi intendi quello che dici. No, ok. Allora, quando stavo in Calabria c'era una tipa siciliana che ci ha fatto ste polpette col finocchio selvatico, che era una roba esagerata, una popola di un giro, quello che si lavora, che noi chiamiamo finocchietto selvatico, è più simile all'aneto. Sì. Invece quello che prendeva lì era lungo, c'era cioè un gambo lungo e dei ma buonissero, sperate, vabbè, insomma, sia l'aneto che l'alto vanno bene lo stesso. Allora, adesso però lo fate voi il lavoro, eh? Non mi sono rotta. Vediamo tutte le cose che ci possono venire in mente. Anche per capire allora, i storiali che sono. Abbiamo un terrazzo. Venite qua. Venite qui vicino. Io tra l'altro ho pensato anche una cosa oggi, dopo che abbiamo fatto questo. Cioè io ho pensato che questo terrazzo mi piacerebbe proprio vivermelo, che io vado lì la sera e dico è quello che vogliamo. Allora, venite vicino, iniziamo a tirare fuori tutti i principi che abbiamo visto in questi giorni e facciamo un progetto, così finiamo in bellezza, no? Ok, altre matite forse, va bene così. Allora, abbiamo un terrazzo che guarda, questo è nord, ok? Più o meno questo è un metro. Sì, forse un pochino lì. No. Quelli dentro qua. Ah, un metro, sì, sì, sì. Un metro e 80 lì, no? Sì, sì, sì. Arrivi da qui, arrivi qui. Questa con è delle scale. Tutto verde. Ok, e esci nel terrazzo. Va bene? Poi c'è un lavandino qua. Sì. E poi altre cose fisse? Uno qua. Un lavandino? Un rubinetto. Ah, un rubinetto qui. Vabbè. E qui abbiamo una panca in pietra fissa. Una panca a pietra? Quanto è tutto lungo fino a qui? Sì, perché poi sopra c'è il fino a il qua? Cammino, no, perché qui mi sembra che... Così no, mi sembra. No, è tutto chiuso fino a qua. No, perché qui c'era, visto che c'era un secchio con un diavolino e cose di questo genere. E perché qui finisce c'è qua. Il comignolo di uno di sotto, okay, che finisce lassù. E qui c'è un muro, quindi non dà... Sì. Qui c'è un muro che è alto 1,80 m. Forse un pochino di più. 2 metri? 2 metri di muro. Perché ovviamente il sole invernale, mentre il sole estivo ovviamente è pieno, eh? Ok. Allora, cosa vogliamo da questo terrazzo? Lei ci dica, vogliamo la cliente. Io sono la cliente. Va cioè, bene, la, come la chiamano, la committente. Allora, ci dica. Intanto, questa casa, sotto c'è la casa, no? Proprio la superficie del terrazzo, sì, dove sto abitando in questo momento, diciamo, della mia vita, poi chissà. Io sono ancora allora, siccome ci sto da febbraio, io tutto da verificare, il proprietario di casa dice che questa casa diventa una fornace, perché il solaio si scalda, no io non possiamo neanche di starci più a settembre, quindi è un caso veramente, non è interessato. Il solaio dice che si scalda talmente tanto che poi in casa non si vive, e in più queste pareti sono sottilissime.
Ok, quindi si scalda sulle pareti sottili. Che struttura? Ma che domande? No, no. Cartongesso. Tipo, potrebbe essere carto. È una palazzina antica. Sì, 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 sì. Ha una volta molto alta. Sì, è intervenuto un architetto con delle soluzioni originali. E poi cos'altro? Quello che mi piacerebbe, vabbè, intanto noi avevamo pensato subito al tetto verde qua, sia per le dimensioni che così in un giorno riuscivamo veramente a realizzarlo, e sia perché di fatto crea un certo isolamento, perché su queste scale proprio il calore lo senti tantissimo proprio. E quello che mi piacerebbe è creare delle... metterci della roba che da mangiare. Allora, cibo. Tecnico, cibo, giacino commestibile. Però metterci proprio uno spazio da rilassarci. Cioè, a me non mi frega niente di avere il tavolo con le sedioline intorno, capito? Proprio della cena, seduti, così non me ne frega niente. Ma anche infilarci ciò quest'amaca che ho comprato in Ecuador. Vogliamo non metterla? Santo. Cos'è che comprati? Ne ho comprate anche 5-6 di amache, poi le ho regalate e una me la sono tenuta. Già regalato, già regalato. Comunque, okay. Ecco. Poi abbiamo detto, cosa che abbiamo detto noi? Che volevamo un po'... Vabbè, qui, che siccome abbiamo la grondaia... Cioè, tu devi dire il concetto di quello che vuoi, devi dire ai convivi progettisti. Siamo noi, dici, io voglio questo, quell'altro, quindi vorrei... Un oasi, fatemi un oasi. Ok, adesso noi siamo cavoli nostri. E quant'è la sua parcella? Nessuna, abbiamo una prima di cominciare. Una o due bucate ogni tanto. Ma ogni tanto, sì, perché veramente se no. Allora, quali sono i principi che andiamo a prendere qua, che ci interessano? Tutti hanno girato in l'altro, guarda. I principi che ci interessano per fare tutto quello che lei ha voluto, dove li andiamo a prendere? Allora, ricordiamoci che quando facciamo, noi guardiamo un sistema e guardiamo gli elementi che ci sono. Allora, vediamo che abbiamo un terrazzo, abbiamo quindi una superficie. Sì, qua è tutto aperto. Tutto aperto, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo pochissimi elementi. Quindi a questo punto noi dobbiamo andare a tirar fuori nuovi elementi da aggiungere al progetto, posizionarli in maniera corretta e fare in modo che gli elementi diventino multifunzionali, ok? E che la funzione di questa, funzioni importanti siano rette da più elementi. Quindi dobbiamo andare a trovare quegli elementi e posizionarli in maniera corretta, ok? Affinché il nostro sistema diventi complesso e che funzioni da sé. Ad esempio, se lei chiede cibo, non è che ci concentriamo sul cibo. Il cibo sarà un elemento, cioè la pianta sarà un elemento che darà cibo, darà microclima, darà ombra, darà tutta una serie di cose, accumulerà l'acqua, quindi lo stesso elemento ha tanti cioè, funzioni. Cioè, le piante ornamentali non mi piacciono neanche. Vabbè, poverine, adesso non so, che loro vorranno usare. Però... troviamo una pianta che sia ornamentale, così piace anche alla mamma, che ti dà cibo, che ti dà un microclima, che ti accumula l'acqua, che ti dà anche sostanza organica per le prossime piante nei vasi, eccetera. Insomma, cerchiamo di trovare. Dobbiamo mettere pure la casetta per i lombrichi. Allora, prima di tutto isoliamo soffitto e tetto del coso. Allora, il tetto del coso... No, quello è il tetto. Il tetto delle scale. Il tetto delle scale è caldo anche perché questa porta dovrebbe stare d'estate sempre aperta, perché così è stata fatta così, no? La casa. Qui c'è la casa e qui c'è il terrazzo, ok? Qui ci sono le scale che vanno su e qui c'è questo stanzino, questo oggetto. Per cui ovviamente qui c'è l'aria calda che sale, che adesso ci sono dei pannelli che bloccano l'aria, perché lei a febbraio scaldava, se ne andava via tutta sta aria, mentre adesso dovrebbe togliere i pannelli e permettere all'aria calda di uscire. No, ma come devo togliere? Beh, li devi alzare.
Almeno la parte di dietro che è di là, quelli di cotone, beh. No, ma devono fare andare, tu vuoi un movimento convettivo dell'aria, per cui prende il tuo calore che sta in casa tua e te lo porta fuori. Mm-hmm. C'hai un comignolo, usalo come comignolo, poi d'inverno invece lo freni perché vuoi l'inverso. Okay. Quindi sono tutti principi di termodinamica o di cose di questo genere. Ok, poi stavi dicendo, giustamente andiamo a vedere il vento, va bene. Il vento arriva da qua, quello del mare più o meno, tu lo sai? Allora, il committente ignora. Allora ragazzi, io in quella casa ci sto la sera, cioè proprio non mi rendo conto di niente, tranne qualche notte super ventosa, sento che subo si muove tutto, la mattina vado su e trovo tutto spostato. Vabbè, quindi c'è vento. Però a volte di 3 centimetri. Poi stanno queste spalliere qua, messe con dei vasi, quelle là di legno, con delle vasi, con delle piante che non sono rampicate. No, lì. Le solite quelle che si mettono per fare i siepi. Diciamo così, in teoria. Ma non sono alte. Giusto? Il mare lì. Santa Chiara, per cui c'è l'ingresso. Ah, giusto, il giusto, il mare. No, qui, qui il mare. Questa è Santa Chiara. Okay. Quindi è girato per così adesso. Ok. Allora, andiamo a vedere la parte ovest. La parte ovest è quella più importante da proteggere generalmente nei progetti perché il sole di pomeriggio è caldissimo. Okay? Per questo una delle idee era proprio di spostare queste spalliere adesso qui, almeno due qui, e iniziare a mettere piante che crescono velocemente, okay? Le fasciole, per esempio, ma se no altre. Di modo che almeno questa parte qui, diciamo, dobbiamo creare un'ombra qua, ok? Perché lei entra da qua. Qui c'è la, qui c'è la parte più calda, ok? Il sole arriva lì, gira, sì, gira, ok? E quindi qui diventa la parte, diciamo, da proteggere di più perché c'è il sole che scalda. Noi possiamo isolare la parte sotto ovviamente lavorando su questo, cioè non solo cercando di fare ombra su tutta la pavimentazione, quindi con delle piante eccetera, ma anche semplicemente mettendo dei pancali con dei piccoli giardinetti per terra, di modo dove lei non calpesta. Per cui dobbiamo un attimo fare quel discorso che abbiamo fatto l'altra volta, il camminamento, le vie di accesso sono fondamentali per far fluire Marinella. Provare quella cosa con le balle in palio. Quelle forse già domani le potremo. Perfetto, portare. Perfetto. Allora diciamo che tu entri qui dentro. Andrea ha detto che erano le balle proprio quelle rettangolari, che avevano sbagliato a ordinarle. Tu entri qua, questo è il lavandino perché tu qui devi andare, ok? Quindi abbiamo un movimento così perlomeno. Dopodiché il tavolo verrà messo, se c'è, per appoggiare delle cose, può essere messo a parete o può essere messo anche centrale, e l'amaca sarà nella parte più in ombra, ok? Quindi si potrebbe essere ad esempio qua, ok? Oppure se si fa qui tutta una parte verde. Beh, ok, ma come fa a fissarla quel muretto alto? La si può fissare da qua a dove? Oh, vabbè, questo non sono fatti. No, ma no, pensiamoci. Perché non so, per fissare. Perché qua non hai pareti alte. No. Qua l'unica. Però è est. Qua, cioè, ovviamente di pomeriggio qui c'è un sole incredibile, sì, qui sei più protetta. Per fissare anche se ci piace una roba, un palo, una roba. Un palo? E dove lo fisso il palo? Tre piedi ti servire. No, vabbè, qualcosa si può trovare. Però è l'ultimo dei problemi. No, non è l'ultimo, però lo potessi mettere ad esempio da qua a qua e lo metti su quando le vuoi usare, ok? Sì, un po' meno, perché noi abbiamo messo i tavoli, li abbiamo messi, fate conto, questo è un metro, due metri, sì, forse tre metri. Sì. Però almeno qui è alto, quindi lo puoi mettere. Allora, poi, il tetto qui c'ha questo buco in cui adesso sono, questo qui ci lavoriamo e lo isoliamo, ok? Facendo un tetto vivo qui, qui tutto a pietra, e qui ci mettiamo un bel bidone che però va protetto dal sole, quindi ci metteremo un arrampicante, qualcosa che protegge, ok?
Ok, quindi qui recuperiamo l'acqua piovana del tetto. C'è già una grondaia che scende, quindi solo mettiamo un contenitore. Quindi abbiamo una massa anche d'acqua che inizia a fare il suo lavoro. Poi bisogna anche stondare un po' gli angoli, quindi pensavamo di usare le balle di paglia, tipo messe così, ok? Questo angolo qui, che diventa un po' più in ombra, ci possiamo mettere comunque dei vasi con delle piante tanto, e poi dopo copriamo tutto con paglia. Lì c'è anche proprio la ventola del bagno, qui, questo coso qua. È la così? L'aspiratore del bagno, sì. Ti dà fastidio, no? Lo inglobiamo dentro, ok. E qui possiamo fare lo stesso, cosa c'è qua? Niente. Qui possiamo fare lo stesso con le balle di paglia. Possiamo mettere anche 3 balle di paglia, qui ci mettiamo dei vasi più alti e qui invece direttamente sulle balle possiamo coltivare. Detta così. Eh? Che detta così. Qui cosa c'era? Vuoto. C'è l'ombrellone da buttare in teoria. Allora, qui può, ad esempio, dato che la luce di est, ok, e invece è protetto dall'ovest, si potrebbe mettere un piccolo giardino a piano proprio terreno, quindi dei pancali con poco humus e comunque sia una piccola vegetazione. Anche qui, semmai gli diamo un po' di movimento, no? Cioè, come se fosse una cosa così. Questo è il regno della Ravanello. Anche qui il regno della Ravanello. Che Ravanello viene la passione della Ravanello perché dice che ti dà troppe soddisfazioni. E beh, cresce subito, a me non piace purtroppo. Ma non occupa molto, lo metti sempre. Perché loro quando facevano le cose dimostrative o comunque in posti, mettono sempre Ravanello per poter assicuro che riusciva. Non devi fare io, Ravanello è fame. Allora, è interessante recuperare l'acqua di questo lavandino. Allora, forse qui per terra possiamo mettere un altro piccolo giardino come quello, con piante però molto più... Ravanello, perché lì invece no, lì la lattuga, che è più debole. Qui potremmo mettere il ravanello e recuperare tutte le acque grigie, ok? Con IM, con un biogoglino piccolino piccolino. Quindi potremmo mettere un pancale tutto biogogliato, tipo... dove casca l'acqua grigia così che si gira tutto intorno. E poi adesso giro, levo giro, ci pensiamo e poi dopo ci mettiamo, ok. Poi un'altra cosa che volevo provare era di mettere un pancale per così per terra, ok, togliendo gli assi centrali e poi 2 pancali, ok, tong, di modo che, come ho detto ieri, no, c'è una parte in ombra da cui nascono, ok, e le potremmo posizionare tipo da qui che esce, con le 2 pareti a lato. Poi cos'altro? Qui l'amaca si mette e si toglie. Sì, vediamo. Dove? No, no, è proprio una questione di avere queste pareti d'appoggio. Che... Ma qui c'è questa parete, va bene. Non mi ricordo, allora quando praticamente il padrone di casa voleva fare sta copertura, lui aveva preso questo telo ombreggiante che secondo lui doveva fissare nei 4 angoli, ma il problema è che tipo questa parete non sarebbe la sua. E mi sa che è quella, quindi lui dice che non poteva mancare. Vabbè, non so. Comunque vabbè, invece creiamo una zona lounge. Tutte queste, sì, tutte queste pareti sono piene di roba e anche queste qua, tutte le pareti verticali nelle case riempitele di verde, perché se, così almeno bloccate la radiazione del sole, quindi la massa termica non aumenta e ovviamente è molto più fresca. Quello è l'evenienza, togli le piante e lo rifà. Poi voglio vedere che ti vengono nel tuo giardino, rifà la facciata quando è il tuo terrazzo e nessuno lo vede. No, ma quella zona lì, rifare le facciate. Non quella è... piazza lì, rifare le facciate è una roba. Vabbè, ciao. Siccome a casa mia, diciamo, potrebbe capitare. In quel caso lì riparti da zero, insomma, fa niente, devi fare.
C'è qualcosa che mi manca qui nel pavimento. Ah, sì, avevamo detto i tappeti. Tappeti vecchi. Iuta, tappeti per coprire. E poi volevo provare anche queste, l'aiuta piena di paglia, che forse la possiamo mettere qui sotto, in modo che diventa tutta sostanza organica, come detto, che si disfa velocemente, lì nascono. E poi? Ma io più che zona pranzo, no, più zona relax, io non ci sto di giorno, cioè a me interessa relativamente avere... Però un tavolo, potresti... Ecco, potresti creare questo, lì è il suo, questo potresti crearlo ad esempio una delle sedie fatte con del legno ricavato. Scusi, sa. con del legno ricavato, ti fai dei pancaletti così, anche con sì, non la parola di paglia, no. Con delle pizze. E poi fare, e poi qui fare un tavolo che puoi muovere, ok? Anche questo qui basso, comunque per appoggiare le cose, e anche qui fare un altro tavolino di questi qui bassi che puoi girarti. Sì, togliendo quelle cose di plastica orribili. Super ingottate tra l'altro. Sì. Perché qui poi la sera quando va giù il sole, questa è una parte che sarà subito in ombra, mentre qui ci sarà ancora un po' di luce, per cui... Poi? Due vasoni. Che ci sono tra l'altro, quei due vasoni, non ce ne sono più di due. Sì, questi li metti qua, guarda, qua metti i vasi. Di modo che anche il vaso è protetto dal calore radiante, perché c'è tutta l'ombra delle altre piante. E quindi vedi l'albero, ma... questo fluisce, gli rompe proprio... Dal sentiero. Ah, qui abbiamo detto che qui abbiamo messo i cosi così. Sì. Qui, capito, deve andare di qui, deve andare di qui, deve andare di qui. Magari qua sotto. Magari qui potresti mano a mano... Sì, se occupare con di cibo, diciamo. Di cibo potresti mettere, perché qui già c'hai cibo. Qui c'hai cibo, qui c'hai cibo che ti arriva, qui ci arriva tutta l'acqua grigia, quindi questo qui continua a funzionare. Qui ovviamente c'hai cibo, qui c'hai cibo. Quindi qua libero, qui intorno libero c'è questo cavolo di lavandino. Poi? Ma lì, accanto, lì che cosa c'è nel lavandino? Questa è una panca di pietra. Ah, una panca? Cioè una panca. Una panca sotto la panca, la capra campa? Cioè per sedersi? No, non me la ricordo. C'è una panca di pietra. O alto. Sopra quella c'è il comignolo qua, mi pare. Non mi ricordo. Io mi ricordo che qui ho visto del diavolino tutto bagnato. Sì, per fortuna. Però vedi, tu ti siedi, qui interessante questo quanto è alto, ad esempio la qui non mi, è basso, vero? Sì, muretto, sì. Invece da qui a qui la maca, ma no, perché qui la tieni fissa. Perché qua è proprio nelle on the way, sì, mentre qui la tieni fissa, perché tanto qui ci andrai il meno possibile. Sì. A vedere gli attacchi della maca è fondamentale. Guarda, quando entra una maca nell'orto, allora un orto sensato. Io ho mache dappertutto. Ma poi io ce l'ho, cioè già da quanti anni ce l'ho? Dal 2009. E non l'hai mai usata? E non c'ho mai avuto una casa dove metterla. No, allora io c'ho la mia amaca da viaggio che mi porta in bici e attacco. Poi 5 minuti? Ah, siamo arrivati alle 5 e mezza? Cioè, siamo bravissimi. Come ci siamo arrivati alle 5 e mezza? Cioè, io c'ho quella da viaggio con tanto di zanzare. Fusa, dai, guarda,
è fuso. Vabbè, abbiamo fatto anche il progettino più o meno, adesso ce datele una mano, cioè tutto ci portiamo. Allora, no, per quanto riguarda allora, materiali, a parte tutto quello che abbiamo detto, domani ci potrebbe servire un trapano sicuramente. Ma sì, degli attrezzi, in quella casa sì. Non c'è nulla, capito? È tutto dai miei. Però ci abbiamo vicini. Sì, poi c'è Nicola Cantino dell'Enoteca che ci lascia sì. Quello che ci serve. Vabbè. Allora, per, prendiamo questo qui, lo dobbiamo lasciare sì. Che è della biblioteca, sì. Dobbiamo lasciarlo sì, di là. Prendendo. Grazie mille. Sì.